sei entrato in questa saga, ti presenti questo diabolico adolescente. Sì. Insomma, appena hai ottenuto il ruolo, che cosa hai pensato? Guarda, è stato bellissimo per me, perché come ho detto fino adesso, è che è stato... Io sono cresciuto leggendo i fumetti di Diabolik grazie a mio padre, a cui ho ereditato questa grandissima collezione, quindi sono praticamente veramente cresciuto leggendo, quindi interpretarlo è stato un sogno. Senti, nelle tue scene c'è, hai lavorato anche molto, hai fatto scene fisiche dove ti sei immerso, insomma è stato... Com'è stato? Dell'azione, è stato divertentissimo. Insomma, mi è sempre piaciuto fare un film d'azione, mi è sempre piaciuto farlo e per fortuna è successo. Ti sei basato molto su Giacomo Giagnotti, hai cercato di studiare le sue espressioni? Sì, anche, e tanto anche insomma, dal fumetto, ho letto e riletto il fumetto più volte per cercare di capire insomma un po' qual era la sua verità e cercare di riportarlo. Ciao lettori di Chuck, un bacione! Non l'avete mai definita una trilogia, non avete amato definirla così, però il cerchio si chiude. Le emozioni, nel senso siete più emozionati, più tristi, più... insomma, si prova a chiudere un progetto a cui avete lavorato così a lungo. Guarda, noi abbiamo oggi detto in conferenza stampa che abbiamo sempre negato questa prima trilogia fino ad oggi, perché aspettavamo che uscisse il terzo, perché c'è in qualche modo un senso di trilogia che tenevamo un po' nascosto. Quindi sì, è una trilogia che si chiude, siamo soddisfatti, contenti di averla finita, perché magari passiamo ad altro, stasera emozionati tanto, perché comunque questo setup è molto emozionante. È la prima volta che Diabolik, il primo c'era il Covid, il secondo non è andato ai festival, quindi anche portare un film a festival è sempre molto molto emozionante, portarlo a festa di Roma. Doveva essere nero il tappeto doveva nero, essere nero, però rosso ci sta. Non sbagliato, quel sangue. Va bene, rosso. Grazie mille. Grazie. Eterno contessa, diciamo. Sei sempre la più elegante. Mi sono ritagliato un nuovo personaggio. Paolo, in veste di cattivo, non è... Non te l'aspettavi, No, infatti, non siamo soliti vederti in queste vesti. Insomma, com'è stato? Com'è stato per te scoprire queste vesti? Interessante. Gli è piaciuto, vabbè, meno male. È stato bello perché, ma sai, viviamo in un paese dove se fai bene una cosa divertente poi te la fanno rifare per tutta la vita. Invece l'attore dovrebbe fare un po' tutto, no? Senti, cosa ti piace di più del personaggio di Diabolik? Di Diabolik o di Diabolik? Ma io mi chiudevo proprio, in camera, non studiavo, facevo finta di studiare, avevo i libretti di Diabolik dentro i libri. Io ero malato proprio, e questa puntata, che è una delle prime, Diabolik chi sei, io l'avevo letta quando avevo tipo 10 anni, straordinario. L'emozione di aprire un film del genere, qual è stata? Ma innanzitutto l'emozione di lavorare con i Manetti, che sono terribilmente divertenti, ma anche molto attenti, e il set, io conoscevo molti di loro perché avevo fatto dei film che loro hanno prodotto, conoscevo la troupe, e c'è un'atmosfera bella, molto bella, sia amici. E poi questo personaggio che mi ha stravolto, perché parrucca, occhiali, mi sono divertita molto.